Ikea e mi hanno spacciato una tonda. Ah, no. Sì, ci sono dei giri. Che ho mangiato quella del Carrefour. Com'è possibile? Aspetta, ma è la torta Avete quella. Continua a far ridere questa cosa. Ma è quella torta che è rimasta lì un mese. Oddio, è ma l'ha mangiata? Quindi? Vado avanti. Prima c'è la torta di Massari. No, tu hai mangiato quella roba alla panna. Invece in freezer c'era la torta di compleanno di Tom 2 mesi fa. Ma infatti, ma tu no, guarda che ti caghi adesso. Ma anche quello, è che figanza fa andato di là e ho detto, boh, questa torta di mio Massari. Faccio no, cagare, no, quella dico, ma è tutto zucchero e il pan di Spagna altissimo, mi sembrava stranissimo. Ma io non capivo perché per me non c'è il pan di Spagna. No, infatti. E quindi poi l'hai mangiata quella di Tino. Ma buongiorno abitanti, oggi non è più lunedì, quindi possiamo essere anche più peperini. Vediamo un po' di portare del caos in studio. No, scherzo, oggi, no, ovvio che non scherzo, cioè naturalmente martorierò Nicolas finché non gli romperò i maroni. Ma in ogni caso, oggi alle 14 esce su Space Valley un nuovo video. Un video in cui abbiamo creato dei nuovi gusti di gelato. E un video di cui vado straorgoglioso, che secondo me è venuto veramente una bomba. Bello lungo, bello sostanzioso, non ci siamo messi problemi sul tempo, quindi penso che sia più o meno una mezz'oretta di video. E siamo stati assistiti da Jacopo, un gelatiere professionista, e che è stato stradisponibile, e senza di lui non saremmo riusciti a fare questo video. E niente, non vedo l'ora che lo vediate, che commentiate e che diciate la vostra. Sono molto curioso. Comunque no, è stato davvero divertente. Secondo me questa tipologia di video, per come è venuta, dal valore, diciamo, per il contenuto che c'è, per l'informazione che c'è, può essere un modello per video prossimi con altri professionisti. Infatti io già sto sentendo delle, diciamo, delle persone, degli ospiti che potrebbero proprio essere come Jacopo, cioè un professionista che impartisce ordini e sapienza a Nelson e Cesare, che invece sono gli ignoranti di turno, ma sono anche quelli che diciamo tengono alto il ritmo del divertimento. Mamma mia, che boomerata che ho appena detto. Vabbè, scusate, basta, è martedì per tutti, è martedì per tutti. Ora andiamo in live con Frank e guardiamo insieme a Frank il vlog esclusivo che ci ha preparato, che sarà naturalmente, lo sappiamo tutti, una grandissima. Non ero pronto. Bravo, bravo, però hai capito i tempi, bravissimo. Però il gran stronzo. Per cosa? Ho detto un grandissimo show. No, beh. Intendevi un'altra cosa. Vabbè, palesemente. Ma tu devi capire una roba. Cioè, io più abbasso le mie aspettative, è un po' come ho fatto a Milano. Più abbasso le mie aspettative, più voi quella roba che vado a vedere mi piacerà. Speriamo. E sarò intrattenuto da questo. Allora, posso dire una roba? Ho tante robe da dire prima del vlog. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, intanto. A-Rap che ci sostiene sempre. Domani dovremmo avere una grande sorpresa. Allora, l'hai un po' ipata, però ammetto che anch'io Io sono gasato. Anch'io sono gasatissimo, perché ci stanno per arrivare qualcosa in sostituzione di questo oggettino che qua. In realtà lo trovate già, che in realtà sito, lo trovate già sul sito. Però io sono curiosissima di vederla dal vivo, perché in foto sembra una roba fighissima. E quindi appena ce l'abbiamo ve la facciamo vedere. In ogni caso, grazie mille Eleonora, grazie mille a tutti quelli che si sono abbonati ieri nella live horror, che posso dire è stato un grandissimo fallimento. Perché per la prima volta sono tornato a casa senza guardarmi alle spalle. Sono tornato a casa senza aver paura delle ombre. Cioè ero proprio polleggiato. Quindi ci sono rimasto un po' male per questa cosa. No, brutto. Confermi. Magari, sì, magari non abbiamo neanche ricreato noi troppo l'ambiente. Sei cagato comunque addosso, no, ragazzi. Zero. Vabbè, teneva le cuffie. Tiravo con un remo. Vabbè, ma l'audio. Guarda, l'unica cosa che però ho apprezzato, intanto grazie mille a Mine e Giraffa, è che mentre stavamo giocando è arrivato un uragano praticamente qua a Bologna per tipo 5 secondi e poi è andato via. Ed è stato figo, perché comunque ha creato un mood molto figo alla live, secondo me. Il fatto che ci fosse fuori la pioggia, il tempo. Ah, quello è vero. Ma anche stanotte poi ha. Veramente, anche stanotte. Nella mia zona, sì, infatti okay. È pesissimo. E la Madonna, ma Cristian, che hai scritto una roba gigantesca. Beh, la devo leggere. Commento su Bologna 30. Ah, ha detto, okay. Io sono d'accordo con il disincentivare l'uso delle macchine in città, ma se l'alternativa per una persona che non possiede una bici propria è spendere più di 5 euro per farsi 3 km con una bici in affitto, diventa economicamente insostenibile. Se uno volesse fare un tragitto più lungo, quanto gli costerebbe ma comprarsi una bici? Anche io ci stavo pensando, anche perché secondo me la trovi veramente a poco. Una usata bici le trovi veramente
veramente a posto. Ah sì, cioè, poi te la rubano, questo è un altro discorso. Poi obiettivamente credo che ci sia, adesso questo non lo voglio assolutamente, cioè, incentivare, però penso che ci sia un mercato del nero delle bici, no, nel senso che le trovi veramente a poco, però... Ma cosa c'entra? Ma non bisogna prendere, no, da quella non gente. No, prendete assolutamente da quella gente, la trovate da Decathlon nell'offerta più bassa con le rotelle, secondo me a 5 euro, quindi secondo me potete andare... Ma no, anche da Decathlon ci sono i rivenditori biciclettari, no, normali, usate... Subito! Te le mettono a posto, subito. Se vuoi da subito. Subito. Secondo me subito veramente la trovi a nulla. Ma sai che sono curioso, andiamo a vedere. No. Ah, no. Scusami, non posso toccare... Adesso... Una volta che voglio toccare una roba... Ma aspetta, non posso toccare... Perché ero loggato sul... Secondo me in realtà bisogna anche iscriversi a subito. Cioè non ti fa vedere le cose senza esserti iscritto. Oddio, addirittura. Cosa come basta che vai su, te lo regalo se te lo vieni a prendere. Bravo, Philips, è vero. Quelle robe lì, cioè, c'è un sacco di gente che vuole liberarsi di roba. E posso andarci? Da adesso sì. Ok, andiamo a vedere. Il nuovo servizio, vi troviamo la bici. Vi troviamo pure la bici. Sono un particolare. Andiamo a vedere su subito. Devi fare due cose. Devo, allora, quella. Prima NDI e poi questo qua lo caccio qua. Ma io, guarda, sono diventato veramente stupido. Un cazzo di goblin digitale. E poi una zoomata. Cerchi bici. Una zoomata. Sta zitto. Aspetta, control più. Ecco, primo annuncio. A parte 183.000 risultati, in quindi direi Italia, che in tutta Italia. 400 euro è un botto. Ma aspetta, no, proviamo a Bologna. Proviamo a Bologna. Bolo, che è la città perfetta per le bici. Barista, cioè, cameriere. Allora aspetta, facciamo dal meno caro. Bravo. Ok. Vabbè, sono quelle senza prezzo. Quelle questa cosa è fastidiosissima. Dovrebbero tipo segnalarli tutti, sì, quelli senza prezzo. Cazzo, una Ford Puma 32. Scusa, cosa c'entra? No, non lo so, non ho idea. Ma penso che come sia... Come hai fatto subito? Ma che cazzo ne so, non ho idea. Ma lì puoi farti una pagina personale. Dove, su subito? Perché potrei farla, poi la guardiamo con tutte le cose che ho da vendere. Non conosco abbastanza bene subito, ma secondo me Nick ci potrebbe illuminare. Nick è grande esperto di subito, non è vero, però è sicuramente quello che ci viaggia di più. Ma che palla, ma non posso vedere una cazzo di bici. Ma che due coglioni. Allora facciamo dal più rilevante. Oh, guarda, bici, non bici da bambini. 205, vabbè, una B anche, cazzo, ci credo. È quella che abbiamo anche appesi noi nello studio. Vale così tanto, ma vendiamo. No, la nostra vale anche di più. Ma vendiamola. Ma è in prestito, Frank, non possiamo venderla. Ma chi si ricorda? Bici mod monomarcia 70, 1050. No, ragazzi, la bici è troppo costosa. Bisogna cercare bene. Questa bici mod 45, perfetta. Ecco, questa qua era proprio la ruba, non è. Secondo me questa è proprio il catorcio, ma che in realtà ti dà un botto di stile e non ti abbandona io mai. Io giravo con una che era peggio di così, ma non me la rubavo. Però posso dire che anche esteticamente è una figata, cioè proprio bella. È da Bologna. È molto, esatto, in centro, 60 euro, 55 modo olandese, elettrica, addirittura elettrica, no, beh, 740. Beh, questa secondo me è la tipica da mare, questa è la tipica da mare, perfetta. Oh, figo, no, secondo me ne trovi un botto. Poi magari devi aggiustare un po' i freni. Poi mi raccomando, ragazzi, uomo donna, chi se ne frega. Bici da donna, 50 niente. euro. Che cazzo, anzi, mi cambia. Io ho sempre trovato più comodo quelle da donna, perché che non hanno gli... la sbarra. È vero, è vero, che poi puoi fare sneaky snacky con le... Molto, no, più comodo. Concordo, assolutamente. Vabbè, basta, era... Scusate per questa roba. Era semplicemente per dimostrare a Christian, si chiamava, che puoi assolutamente comprarti una bicicletta. Ovvio che poi appunto o te la puoi portare in casa o speri che giù non te la ciuffino. King, ma con i copertoni distrutti. Ma sì, dai, ma sì, vabbè, ma quanto costeranno? Ma infatti, ma cioè, secondo me un riparatore te lo fa a 10 euro. Io, no, forse no. A 10, no, forse a 5 ti cambiano la camera da. Beh, oh, guarda quanti critici. Se te ne devi disfare subito, puoi anche regalarla. Ah, no, ma penso che fosse no. Si può vendere, no, penso che stesse dicendo del sito, non delle biciclette. Vabbè, ma siamo qua oggi per uno, criticare la serata horror di ieri, che non è stata abbastanza spaventosa. Due, per dirvi che potrebbe arrivare a sorpresa una Perinic quando meno ve lo aspettate, perché Nick ci ha dato praticamente un senso. Un, ha detto dalle 5, 5 e mezza fino alle 7 ci sono. Ci sono senza problemi. E terza cosa, siamo qua purtroppo tutti insieme riuniti dopo i 109 sub per vedere. Ah, subito così? No, dico, aspettiamo oggi un po'. Ah, va bene, aspettiamo un po'. Creiamo un po' di hype. Creiamo un po'. Che io non posso crearlo perché non so che cosa succede in quel vlog lì, quindi non ne ho assolutamente idea. Così, oggi esce, come dicevo nella nota audio, il nuovo video di Space Valley, quindi saremo in premiere tutti insieme a leggerci con 5 account diversi. Con 5 account diversi. Io sarò con Round Nelson oggi. Cioè, c'è anche Nelson, grazie mille Denise per l'abbonamento. E come dicevo nell'audio, secondo me video veramente molto molto figo.
video che poteva forse anche essere spezzato in due, adesso che ci penso, però no, avrebbe dato un po' fastidio. No, forse non c'era. Dura così tanto. No, non dura così tanto. È perché tu ma dipende poi che in realtà puoi anche spezzare un video da mezz'ora, però secondo me deve avere un dipende senso. Che tipo di video, dipende certo. Che tipo di video. Però esce anche la round oggi. Esce anche quello mega interessante. Round strafigo, è vero, anche qua round strafigo perché potete farlo anche voi a casa. Esatto. A differenza di certi nostri video che non potete fare a casa. Questo lo potete ricreare a casa, secondo me è un bel esperimento e vi dico il risultato. Il risultato di quell'esperimento era illegale, cioè era proprio buono, che ho detto porca merda, lo dovrei fare a casa, non lo farò mai perché non ho voglia in generale. Comunque grazie mille Calle, grazie mille Minez per l'abbonamento regalato. Minez è sempre sul pezzo, cioè ha regalato 25 abbonamenti, non è una cosa come molto HCB sì. Fan che ne ha già regalati 10 e domina la classifica, però però molto bene. E rega, ma fate messaggi un po' più corti. No Robinia, assolutamente no, cioè perché guardava mi sa Buffy. Ah ok, merda, in effetti sì, è vero. Ok, intendeva questi messaggi. Ma interessante. Cosa dice? Dice, vabbè, ragazzi nati fino al 2000 ancora avevano il mito del cinquantino, 14 anni, che dava libertà. Ora vuoi per i prezzi assurdi dei mezzi privati, vuoi per la mancanza di interesse, non c'è più attrattiva verso il mondo automobilistico. Se vogliamo parlare di sicurezza, posso pure pensare ai benefici di Area 30, ma essendo di Bologna ti garantisco che ci sono molte più situazioni pericolose con persone che inchiodano alla vista di un Velox. Esempio quello di via Stalingrado. È vero. Causa incidenti. Ma lì è perché quello di via Stalingrado inchiodano tutti di brutto. Che non capisco perché devi inchiodare. Cioè, ma stai andando troppo veloce. No, è perché tu hai un rettilineo lì davanti. Cioè, se tu ci pensi, ma è quella cosa che non capisco. Stalingrado hai questa. No, ma ti spiego cosa succede. Ma come vicino all'IKEA che c'è l'autovelox, che la gente arriva sparata in chioda. Perché quello prima. E quello lì ma per perché lì però, cioè, vengono messi apposta lì perché giustamente sono degli stradoni in cui tu hai questo rettilineo pazzesco. Ma e cartelli col numero della velocità massima per correre. Ma a volte sembra che ti giuro non capisco. Frank non viva sulla Terra. Cioè che viva sul mondo alieno. Ma io posso capire. A 20 anni prima ho preso la patente. Dicevo incredibile. Poi è finita. Incredibile. È normale che spingi sulla Ma è l'autodromo. No però, anche perché rovini la macchina. Ma allora io sono d'accordo con te. Io sono il primo che rispetta tutti i limiti di velocità. No guarda veramente. Ma soprattutto con la mia macchina fai presto a rispettarli, perché non può andare più veloce dei 70. Quindi una volta che vai sopra i 90 già incomincia a sbarellare e rischi di capottarti. Quindi io assolutamente rispetto. Però la cosa che ti dico è, secondo me sta nell'istinto della gente che quando vede sti rettilinei giganteschi prema un po' sull'acceleratore e va. Ed è per quello che poi le mettono in Stalingrado, lo mettono lì prima dell'IKEA, perché hanno questi piloti che se no prendono il via. Ma poi noi siamo tanto a criticare, ma c'è l'asse attrezzato di Bologna su cui si potrebbe fare i 70, mi sembra, non i 90, secondo me i 70, che la gente la usa come un'autostrada. Ma perché lì non c'è un autovelox che sia uno. E io, cioè, quella lì è scandalosa, gravissima. Ma certo, sì, lo so. Vabbè, comunque era semplicemente per vabbè, questo. Comunque io posso dire a Firenze, però mi ricordo ho preso una multa perché sono bastardi e te la mettono proprio nel punto in cui cambia il limite. Però quando lui prende una multa, sono bastardi, no. Però un conto è, c'è il limite dei 70 per tutta la strada, a un certo punto c'è l'autovelox onesto, ma se il limite è 90 normalmente, cartello 70 autovelox improvviso, devi scalare di brutto, ho capito, decelerare lì l'hai messo apposta per farti per prendere, oppure non sei un buon pilota, i soldi delle multe, non sei un buon pilota, non deve essere un pilota. No, perché quelli che prende lui sono una truffa. No, però quelli che prendono gli altri no, quello posizionato in un punto in cui cambia la velocità è scorretto. Ma no, ci può stare. No, ma ce ne sono tantissimi di scorretti. Un botto invece sono in strade normali dove sai che il limite è quello. Beh, io quando vado un po' fuori da Bologna, dalla parte di Borgo Panigale, lì è pieno di paesini in cui tu tipo paesino 50, poi e poi paesino 50 e poi è tutto così. Paesino 30. Ecco, tipo paesino 30, nei paesini in cui, cioè, all'improvviso entri in un paese che siamo pieni di paesini in giro e all'improvviso c'è l'autovelox, quello però ci sta secondo me. Quando arrivi nel paesino, sì, vabbè, cioè, ci sta, perché sì, tu magari arrivi dai 70 ma sì, cioè 50, sì. Ci sta, sì, che sì, lo metti almeno. Ma io sono stato palesemente fregato con i paesini di Ravenna, per chi conosce un po' quella zona, sì, lì. Lì è impestato. Devi andare piano. E io lì ebbi questo gigantesco problema che adesso racconterò alla chat. Praticamente una mia ex stava a Ravenna, quindi io mi facevo questo percorso Bologna-Ravenna e poi Ravenna-Bologna. E nel tornare indietro, visto che c'avevo voglia, ma spesso murato tornavo di auto, murato di autovelox, ma sei stato preso una volta anche tu murato, non
ne esci. No, non ne esci, non ne esci. Ma aspetta, ma la mia storia è pesissima, perché io tornavo indietro con proprio i maroni pesanti. Dicevo che due coglioni. No, sì, perché non mi andava mai di fare quella tratta lì. Quindi magari cercavo anche un attimino di accelerare. Poi niente, vabbè, non mi è mai arrivata nessuna multa. Punto copri la targa. Aspetta, non mi è mai arrivata nessuna multa. A un certo perché punto, tuo padre. No, perché lì avevo il problema della casa in cui mi arrivavano. Cioè, io ero in un'altra casa, non avevo spostato, quindi mi arrivava nella casa sbagliata. E cosa succede? Io mi mollo con questa ragazza. E dopo tipo un anno e mezzo, due anni, incominciano ad arrivarmi le multe salatissime di quando io andavo a Ravenna. Io ero lì che dice, cioè, uno, mi ricordavano un brutto periodo. Mi ricordavano un brutto periodo. Poi due, sì, mio padre può confermare in chat. Due, ero proprio lì che dicevo, merda, ma quante me ne stanno. Ma perché continuavano ad arrivare? Io dicevo, merda, ma io quante volte ho fatto questa strada? Cioè, non finirò mai di pagare il mio conto. Per fortuna, ora non arriva più nulla. Per adesso, però, se mi dovesse arrivare un'altra multa da Ravenna in ritardo di tre anni, a quel punto, smetto di pagare. Ma speso, scusa. Ma una roba una roba in legale. Centinaia di euro per queste cazzo di multe. Grazie mille alle Dolly e grazie mille Chiaralci 22, grazie. Esissimo. Quindi state attenti anche al percorso. In Germania, è vero, ho preso una multa. Avevi preso una multa? Sì, preso? Cazzo. Ma era tipo una cosa che non mi ricordo, era tipo 7 km in più 5. Ma è centinaia di euro. No, cioè che non mi ricordo, forse 70. No, beh, potrei dire, ma potrei sbagliare. Ci sta. Non dirla ad alta voce, tono, infatti ora mi arriverà. Però ero preoccupato perché l'ho pagata subito. Ho detto, Germania, sai. Che cazzo succede? Ti vengono a prendere proprio a casa in Italia. Ma poi mi è arrivata in ritardo la lettera. Vabbè, ci sta. Ma in effetti, se prendi una multa in un altro paese. Però oggettivamente avevo guidato 2000 km, cioè ci sta. Ma come funziona se prendi una multa in un altro paese? Ti arriva a casa. Ti arriva a casa. Cioè, almeno io ho visto in Germania, che ho immaginato, essendo nell'Unione Europea. Ma ti è arrivato in tedesco? A me è arrivato a casa tutti in tedesco, è arrivata in tedesco. Tutta col telefono. Ma che cazzo la paghi? Ma sei scemo. Ma se non la paghi cosa succede? Arriva a prendere lo stato tedesco. E che ti fa una multa ancora più alta. Va bene, venitemi a prendere. Ma siamo in Unione Europea. Ma che possono rivalere secondo me sull'Italia. Tu dici? Ma qualcuno sa questa cosa? Cioè qualcuno ci può... Io nel dubbio l'ho pagato. Ma io ammetto che in Francia non ne ho preso. La prima cosa che avrei cercato su internet è: ma se prendo la multa in un paese straniero poi la devo pagare? Però scusa. No, allora, sulla carta ovvio, hai superato il limite di velocità, c'è la tua targa e tutto, te l'ha mandata. È che mi viene da dire. No, è vero, ma sicuramente poi è una roba secondo me molto semplice. Possono noi seguirti senza nessun problema, secondo me riescono a farsi valere anche se tu torni in patria. Però o magari quando appena entri in Germania un'altra volta vedo ma lei non paga una multa dal 2020. Però il mio sogno era che negli altri paesi tu potessi fare il pirata e poi potessi tornare illeso. Forse una volta era così. Secondo me una volta sicuramente era così. Io una volta ho fatto il ponte della Ghisolfa. Adesso un po' specifico. In cui dalle 22 alle 7 non si può transitare, c'è il limite di 70 km orari. Ho fatto l'una di notte 110. Risultato 699 euro di multa e 10 punti della patente. Oh, bello. Per il Marco Anga da allora va piano. Sul ponte della Ghisolfa. Esatto, fai 50 sul ponte. Vieni a prenderti il presidente del Parlamento Europeo. No, però sarei realmente curioso, cioè a parte le vaccate. Torno, parliamo della ricerca della tua auto nuova. No, non c'è nessuna ricerca. No, non è che ci ho rinunciato. Ora... Ah, non ce ne stai cercando? No, è che ho altre priorità, tipo la parodontite. Cioè devo cercare di sconfiggerla il prima possibile. Quindi insomma, devo una... No, una bicicletta, se no. Una bicicletta. Ah no, stavo... Ma è che adesso che c'è bel tempo io stavo cercando di collegarmi all'argomento al messaggio di prima che abbiamo ricevuto. Io non ho mai avuto il mito del cinquantino. Cioè io non capivo il mito del cinquantino. Ma ha comprato la macchina. Ma ha comprato il macchinino. Minchia. No, ok, però non ho avuto neanche mai il mito di quello. 14 anni, ok. Non... Come non... No, già non era una roba che desideravo. Grazie mille. Erika. Cioè non era una roba che dico, oh mio Dio, il cinquantino. Mi ricordo che c'erano tante persone che conoscevo che, oh mio Dio, se non avevi il cinquantino erano sfigato. Infatti, esatto. Infatti io mi sentivo sfigato e volevo prendere il patentino e mi hanno detto no. Ci sta, e quindi io non l'ho preso a posto, ho vissuto lo stesso. Però, non lo so, io non ho mai avuto questa passione per i motori. Che poi con la scuola facevano i corsi. Insieme alla scuola.
insieme alla scuola facevano i corsi. Da noi almeno la scuola organizzava insieme alle scuole guida per fare più facilmente i corsi al pomeriggio a scuola per prendere il patentino. Ok, non me lo ricordo. Quindi eri un po', ti sentivi proprio escluso. Sì, sì, certo. No, beh, in quel caso lì ancora più escluso. Comunque c'è Katiuska che dice quanto vorrei il Twizy. Twizy che viene preso... Il Twizy è quel macchinino piccolissimo monoposto che sembra... È di Citroen? Sì, è di... No. No, di Renault. Di... non mi ricordo, forse no, la regione Tessi, non mi ricordo. Vabbè, comunque quel macchinino piccolissimo ma bellissimo, perché mi è successo settimana scorsa che ero fermo in macchina sui viali e a un certo punto mi affianca questa macchina, cioè percepisco che mi affianca questa macchina piccolina e mi sono sentito gigante, ho detto merda, ma cazzo, ho un bolide, mi giro ed era un Twizy. Cioè nel senso, se il Twizy è così piccolo che quando lo vedi, e poi quando lo vedi partire fa straridere perché sembra uno degli sgusci di... perché è elettrico. No, perché è proprio come è fatto. No, però dico, cioè, praticamente ha una buona accelerazione. No, ha una buona accelerazione. No, ma ti dico che sembra uno sguscio, perché mi ricorda, come nella Minaccia Fantasma, hai presente che gli sgusci a un certo punto partiva un rotore e andava a sputtanarsi contro il canyon. Mi ricorda proprio quello. Cioè, tu vedi queste quattro rotine mega stabilizzate. Dai, che vanno. Te lo giuro, sembra che a un certo punto ti parte via una ruota. Sembra mega stabile, te lo giuro. Sembra un cazzo di sguscio della Minaccia Fantasma. È esattamente quello. L'autogiocattolo comunque mai voluta, cioè dire che mi fa schifo è dire poco e poi costa quanto un'auto normale, cioè piuttosto prendo un Ape Car. King, ecco, io un po' il mito dell'Ape Car invece ce l'ho sempre avuto, cioè l'Ape Car è sempre una roba che mi ha fatto, ho sempre detto cazzo, bellissima l'Ape Car, da vedersi, e poi secondo me è comodissima, perché dietro c'hai un... cioè la roba dove mettere tutto il materiale scolastico. Se hai la cartellina da disegno geometrica, ti vai con l'Ape Car. Cioè, tu hai mai visto qualcuno andare a scuola? No, non con l'ho mai visto. Però secondo me sarebbe stato un genio, perché alla fine è il posto che ti serve, è perfetto. Ma non Manu va, ha detto che da lei era pieno al liceo di Ape Car pimpate. Ah, figo, bello. che le pimpavano, cioè, i ruotoni. No, cioè che secondo me erano sbloccate con la velocità. Cioè che andavano a spiole, si ribaltano subito, anche secondo me si ribaltano abbastanza veloce. Sembra assurdo. Ah, vedi, dicono che l'AMI è della Citroen, che non mi ricordo, l'AMI è quella più tondeggiata. Citroen e Renault non sono insieme. Ma io non lo so. No, Peugeot e Citroen. Ma chiedi a me delle robe di auto, che è proprio la roba che non mi ricordo mai. Ma neanche io sono. Era comunque Frank sulla Pecar, cazzo, molto figo. Secondo me è proprio... No, sarei curioso di provarlo, perché non ma ci carichi provato. Tutto. Beh, pensa tu sulla Pecar con dietro Pingu. Con Pingu ti attaccare. Ma non puoi caricare le persone. Ma Pingu certo che lo puoi caricare. No, non puoi... piuttosto un sidecar se devi caricare. Comunque stavo dicendo con Pingu, cambiato totalmente argomento, è che mi sa che io e lui ci buttiamo questa volta nella collezione delle nuove carte di Dario Moccia. Ma magari non lo voleva dire. Io mi butterò, e forse Pingu, cercando di convincere in modo tale di avere qualcuno che faccia degli scambi con me, nelle nuove carte di Dario Moccia, perché questa volta, secondo me, ha proprio centrato un po' le vogline che avevamo, nel senso ha fatto una serie non legata agli influencer, ma solo legata tipo ai mostri, infatti si chiama Monsters, e la ma cosa quanto costa? Non ne ho assolutamente idea. Tu hai un budget in mente che vuoi investire in questa cosa? Io volevo spendere un puttanaio di soldi. No, non lo so, non ho idea di quanto costi. Però è in collaborazione con Panini, secondo me sarà un prezzo abbastanza accessibile. Ma è possibile. Una di quelle cose quindi che tu compri le buste. Buste e scarti. E devi collezionarle tu. Infatti potremmo anche fare degli spacchettamenti. Ma se vuoi. Se me la infoto. Io foraggio. No, a posto. Perché mi infottavano parecchio, secondo me l'idea è molto molto bella. E lui, sono della Panini, no. Sì, infatti Vincina lui è la director, sì, e ha messo tutti i suoi artisti a fare tutte le varie carte. E ha già fatto qualche spoiler, ci sono dei disegni bellissimi, veramente fighi. Poi naturalmente se vedi l'artista figo, boom, glielo andiamo a fottere e ci facciamo una grafica per le magliette. Ah, ok. Potrebbe essere anche questa una grande idea. Grazie mille Giovanna, grazie Giovanna. Comunque... Direi che è giunto il momento. No, non lo so, cioè, dimmi te, nel senso, se ha riscaldato abbastanza il pubblico per questo vlog pazzesco. Guardiamolo. Hai così paura, Frank? No, che cazzo sto per andare a vedere? Ma, cioè... Non si può pretendere. Ma dimmi, paragonamelo a un film. No, no, è esagerato, troppo, no? È tipo la leggenda di Ald, John e Jack. I mitici. Ma hai sentito in sti giorni, ma come succede periodicamente che in politica si parli di tafazzi e tafazzismo? Quanto è bella questa cosa. No, non avevo sentito che si parlasse. Sì, adesso la Meloni nell'intervista al Corriere parlava di tafazzismo. Non avevo sentito niente. No, devo ancora leggere oggi... Anche in passato se si parla continuamente. Ok. Ma oggi il Post ne ha parlato? Non ho ancora ascoltato. No, perché io oggi il Post è stato così. Ho sentito la prima notizia
che trattava quella scrittrice ucraina morta, purtroppo per un bombardamento. Lì mi sono spento, cioè nel senso proprio mi è salita la depressione e tutte le notizie dopo ho riflettuto sulla vita e sono arrivato qua in studio. Devi stoppare, potevo riflettere ancora di più, però mi ha messo curiosità sui suoi libri. Cioè ho detto quando poi usciranno in Italia, ho detto sarà interessante leggerli. Sì, No, ci sta, che se non penso quanti cazzi di libri bisognerebbe leggere, quanti pochi ne leggiamo. Grazie al Pero. Io penso di essere ancora a 3 quest'anno, tipo una roba del genere. Ci sta. Valgo di fumetti? No. Ah, ok, non valgo di fumetti. Però se no sarei a un buon anche i fumetti. Io sto facendo per la mia prima lettura, perché non l'avevo mai letta, di Hunter x Hunter. Alla fine è per assurdo il manga e l'anime che più mi ha sempre preso in assoluto. Hunter x Hunter. Ed è incredibile perché è quello che ti ha preso di più in assoluto. No, sì, è per me è droga. Cioè, l'anime? Proprio. L'anime di Hunter x Hunter. L'anime mi ha fatto impazzire. Ora sto leggendo il manga. Ma tu l'hai visto? Piccolo, lo mandavi. No, perché tu guardavi la versione del 99. Tu quella che mandavano in TV. Ora hanno fatto di una nuova versione, penso del 2011, che è tutta rifatta per me. A parte che l'anime del 99 c'ha delle chicche dentro. Ma tu arrivavi da Dragon Ball, One Piece. Punto. Tu arrivavi da un universo tutto strafelice. Poi arrivavi lì che c'era la gente che si sbrandellava in 30 secondi e dicevi: oh mio Dio, che cazzo sto vedendo? È bellissimo. Cioè, c'è tutta la saga quella tutta oscura con Kurapika, no, quella bellissima, ma forse non ti ricordi. Io neanche non l'ho visto così tanto. Vabbè, c'era un bambino con i capelli blu sparati. Sì, no, un blu neri. Neri, vabbè. Con dei riflessi blu, però. Vabbè, comunque, lo sto rileggendo, sono arrivato alla saga delle formichimere, che mi era piaciuta molto nell'anime, però non mi era piaciuto quanto le altre saghe, invece nel fumetto è una roba... cioè è fuori di testa, proprio bella. È proprio, vedi un autore che secondo me si sta divertendo tantissimo a creare tutte ste bestie, tutte composte con i vari poteri. Vabbè, scusami, questi furri interessantissimi così. E dico, va bellissimo con questi poteri. Poi a un certo punto, proprio lì è proprio violento allo stato puro, perché ci sono teste che volano, i nemici cattivissimi, tutti affezioni 2 secondi al personaggio. Dopo 2 secondi gli viene spazzata via la testa. Cioè, dici della roba apocalittica. No, è veramente bello. Adesso non è una roba violenta. In realtà è una roba, è un mondo violentissimo, ok? Ma contestualizzato bene, cioè che ti fa capire perché è così violento. È veramente, veramente molto bello. C'è Vincinata che c'è un sacco di politiche e ragionamenti strategici. Sì, ci sono. Vabbè, la strategia in Hunter x Hunter alla fine è solo pensieri. Cioè, tipo, mi confronto con un nemico e cerco di capire come se la potrà giocare quel nemico. E quindi tutta strategia. Ma scusa, okay? È tipo Pokémon. No, combattono con i mostri. No, non combattono con i mostri. Loro combattono con i loro poteri, ok? C'è questo, il Nen, ok? Non c'entra con Monster Hunter. Non c'entra niente con Monster Hunter. Monster Hunter è un videogioco della Capcom. Non c'entra niente. Da parte. No, non c'entra assolutamente niente. Tu sei un cacciatore e vai a cacciare bestie. Okay. Questo è Hunter x Hunter, ok? È questo mondo in cui ci sono questi cacciatori che sono praticamente degli uomini speciali, mettili come con dei superpoteri, più forti degli altri, che si dedicano a diverse cose nella vita. Cioè, ci sono diversi hunter che si specializzano in diverse cose. Cioè, tipo falfalegname. Cioè, magari c'è l'hunter che si specializza nel catalogare tipo le bestie di tutto il mondo. C'è l'hunter che si specializza nell'archeologia. Però ci sono anche le persone normali che non Ci sono anche le persone normali che non hanno poteri, che non li manifestano. E vabbè, è tutta una roba. E chi domina il mondo? Le persone con i poteri. Le persone con i poteri. Vabbè, ma non è poi la cosa del dominare il che mondo. Però sono la minoranza. Sì, sono che concentrano su di loro tutte le ricchezze del mondo. Bravo, e schiavizzano gli altri. No, non schiavizzano gli altri. Però è figo perché va a toccare tanti argomenti. Nelle varie saghe tu vedi tante robe. Però è e quindi si picchiano tra di loro. Si picchiano per il potere. Ma no, non per il potere, a volte anche per cercare per di diciamo. Ma scusa, uno fa il falegname, l'altro è un fabbro. Picchiamoci. Non capisco. In effetti così è riduttivo. No, è che ci sono nel corso della saga diversi nemici. Okay. Tipo le formichimere sono questa specie, ok? Ha fatto un video Barba Scura, dicono comunque. Ah, fighissimo, lo dovrò vedere, figo. Tipo le formichimere, è molto semplice come concetto. Ti ricordi Cell? Sì. Di Dragon Ball? Sì. Ti ricordi che lui assorbe gli androidi? Sì. Ok, prendi le formichimere, ricordati questa roba, ok? Prendi le formichimere, praticamente è questa specie di esseri viventi, ok? Che ha questa sorta di evoluzione digestiva. Ok? Nel senso che ciò che loro mangiano, sì. Okay, assorbono. Sì. E assorbono delle caratteristiche della roba che mangiano. Okay. E quindi le trasmetteranno alla generazione successiva. Okay. Quindi
a un certo punto diventano sempre più forti e soprattutto quando incominciano ad assorbire gli umani prendono anche caratteristiche degli umani, incominciano a parlare, incominciano a darsi un nome, ad esempio. Ah, questi sono i nemici da sconfiggere. A quel punto lì cosa succede? Alcune formi chimere riescono ad assorbire degli Hunter. Gli Hunter, cosa abbiamo detto prima, sono degli esseri umani con i superpoteri, quindi col Nen, e quindi riescono a prendere anche la loro energia, e quindi diventa un problema perché loro continuano a riprodursi, a riprodursi, a riprodursi, e diventa a diventare un casino perché non sa, l'umanità non sa più come contenerla. Ah, ok. E quindi gli Hunter, quelli con i superpoteri, che è comunque un'associazione di buoni, ok? Entra in campo e dice: ok, li dobbiamo fermare, cioè dobbiamo far sì che loro stiano in questo territorio qua, li dobbiamo sterminare. È un'idea molto semplice, ma che ti infuota. Ma questa tantissimo. È tutta la storia, è una questa saga. Questa è una saga. Poi c'è. È la prima. No, non è la prima, questa è una delle ultime. Quindi abbiamo spoilerato tutto. No, vabbè, è un. Classico. È un. Cos'è un classico? Spoiler. No. Era per fartelo capire. Quindi che peccato, perché sembrava interessante, però è una delle ultime. Però devi vedere come si sviluppa il tutto, perché poi succedono mille colpi di scena. Ma quanti manga sono? Allora, questa quarantina. Cosa sì, sono una quarantina, adesso non mi ricordo esattamente. Io li ho comprati tutti, no, penso che siamo arrivati al numero 37. Meno, stai calmo. 37. E la cosa fighissima è che tu leggi questa bellissima storia e alla fine hai sempre un commentino di Togashi, che è l'autore, ok? E pian piano che tu vai avanti con i manga, ora sono Nero Urasawa. No, Urasawa è quello, è Naoki Urasawa è quello che sarà Luca Comics. Comics, che è quello di 20th Century Boys, Monsters e Monsters. Pluto e Hunter, perché Monster Hunter io ho un Hunter Hunter cose. Invece è Togashi, ok? E la cosa figa è che tu mentre vai avanti nei volumi, alla fine c'hai sempre un piccolo commentino di Togashi ed è praticamente Togashi che si lamenta del fatto che è stanco. Quindi tu arrivi tipo verso è una roba ho fatto fatichissimo a finire questo volume. Ah, sono sempre più stanco. Ti senti in colpa. Ti senti mega in colpa. Ti senti assolutamente mega in colpa. Infatti, lui. È un vittimista che vuole fare vendere più copie così. No, non è un vittimista. È che secondo me è un lavoro molto sfiancante quello del mangaka. Cioè, nel senso, devi star lì con la. Praticamente a distruggerti il corpo ogni giorno. Non capisco perché, ma non possono viverselo tranquillamente. Ma perché? Possono lavorare 8 ore al giorno. Ma perché secondo me l'editoria. Ma che si mettano insieme i mangaka, fanno un'edizione loro. Un editore loro. Col culo, cioè. Nel senso non è che lavorano insieme, cioè lavorano tutti singoli. Infatti poi c'è quello che va a schioda tipo Oda e poi c'è quello che va lentissimo tipo Togashi. Non si possono, cioè se gli editori sono così avvoltoi non si possono mettere insieme, fare un editore loro e far uscire alla i manga fine, una volta all'anno. Ma alla fine quello che fa Togashi è che alla fine non fa uscire nulla, mette un capitolo ogni 4 mesi però si lamenta così. Che è stanco. Si lamenta che sta di merda. Che ne faccio uscire uno ogni 8 mesi. Anche secondo me. Ma alla fine non quello capisco. Che fa, cioè alla fine si è adattato su questo standard qua, che la gente aspetta comunque. Sindacato dei mangaka. Esatto, ci vorrebbe. Però te lo consiglio, secondo me è molto molto bello. Capiamo, vabbè. La lista. Ma è ora, dopo aver avuto questo piccolo infarinamento su Hunter x Hunter per cercare di convincere Frank, questa piccola infarinatura, e andiamo a vedere questo vlog bellissimo che ha montato Frank. È montato, cioè sono solo tagli. Che è tipo incollato da Frank. Di così. Problemi, esatto. Pum. Ci ho messo anche la musica a sto giro. Scusa, ultimamente ci ho preso gusto nel farli sentire tutti. Fa veramente schifo. Era una roba poi che a me dava fastidissimo. Ultimamente lo faccio sempre, scusate. E poi io sto cercando di smettere di farli normalmente. Tu invece non li fai più. Non li faccio in live, però normalmente un po' li faccio. Ah, non li faccio. E vorrei smettere. E ho cercato di controbilanciare, capito? Merda, ma oggi è 4 luglio. Come cosa succede? Festa indipendenza americana. Ah. 4 luglio. Aspetta. 1776. Guarda. Ti dico 4 luglio. Una roba veramente che mi sconvolge. Penso che mi sconvolga. In America, ieri la borsa ha chiuso prima. Quindi festeggiamo anche noi. A merda così. Sarebbe bello provare a far tutti i giorni trovare una festa. Come la trovi? Oggi, infatti, ci stava bene invitare Costa. Però. Cazzo, prima ma tu dici che ce la faremo mai a invitare Costa? Secondo me, se continua a aspettare, no. Ok. Perché adesso che è uno youtuber, magari ci vede come collega. Prima che esploda. Solo che poi quelli del nostro canale YouTube dice: ma io faccio 10 volte le vostre views di quello delle live. Sì. Quindi magari non viene. Ma scusa un attimo. Organizza un video. Ma e quando arriva di che cosa ci parla? Di America. Cosa? Dei tornadi di fuoco. Sta, va bene. Gli chiedo roba sull'America. Esatto. È vero che gli americani recitano. Ho sentito un rumore. Ma forse è l'età. Ok. Mi pare.
Oh, aspetta. Ok, vabbè, facciamoci questa punizione. Addirittura punizione. Posso stoppare quando voglio, vero? Sì, puoi stoppare quando voglio. Aspetta una. Stavo scherzando. E fai così e vai, puoi andare. Mano di Nelson. Spero si senta qualcosa. Secondo me è mano di Nelson comunque. Vediamo. Quella è la mano di Nelson. Quella mi sembra la mano di Nelson. Ah, conosco abbastanza, precisare, è un video registrato. Cioè sono pezzi di video, penso, dell'inizio 2022, se non ricordo male. Ok. Quindi, no, mano tua. Un'altra comunque. Epoca. Scusami, mano tua. Perché ho riconosciuto la manica. Sì, non mi aspettate una roba interessante. Semplicemente ha trovato dei pezzi e li ha incollati con lo però scotch. Però grazie a voi che siete arrivati a 1000 abbonati. A 1000 abbonati. Secondo me meritate... cioè, è bello dar luce, no, dar certo, voce a queste certo, certo. Ci sono degli angoli bui di Space vera. Ve li facciamo vedere qua. Esatto. Che cazzo è la musichetta? Oh, la madonna. Perché ho... sembrava... ho scelto apposta delle musichette carine. Vediamo. Potrebbero essere anche troppo alto. Cioè mi hai portato nel 2000. Ma era Eddie quello là. Ma che cazzo dici? L'apparizione di un Pokémon. Ma infatti vedrai delle scene incredibili. Vecchio. Devo trovare un modo per andare Cibo. Indietro meno. Eddie. Sì, quello è Eddie. Merda, incredibile. Erano altri tempi. Pazzesco. Non so cosa stessimo facendo. È arrivato Cibo. Forse non Cibo. Era inizio 2020. Facciamo l'unboxing. No, Pingu. No. Pingu. Pingu con queste ali da demon. Da quant'è che non mangi? No, Pingu. Ma era usava ancora i ciabattini con le tigre, che figo. Ma vieni a fare l'unboxing. Ma vezzi! Guardate. Vabbè, avevo i capelli. Ma è che cioè, sono quella, stati così, lo so, gag. È che sono stati così, come posso dire, naturali per così tanto tempo e ora che ti sei rasato... e che stai bene, tutto ok, però ora sono diventati innaturali. Cioè, vederti così sembra che tu hai una parrucca. Io vorrei comprarmi una parrucca, ma fatta bene. Ma mi spacca mi da ridere. Mi piacerebbe un botto ogni tanto a mia scelta avere i capelli lunghi. Pazzesco. Solo bellissimo. Che trovarle fatte bene è un casino. Ah, no, cioè, sì, penso sì, costino sì. molto. Sì, però sì. mi piacerebbe... Oh, rapa Pingu. No, ma poi devi metterli insieme. Poi li metti insieme. Che lavoraccio, Infatti. Guarda, ma Pingu rasato? Pingu da fare un minchia Pingu pelato sarebbe me fighissimo. Vabbè. Ma perché gira con dei allora, piselli no. in mano? No, gli avevo portato il cibo. Ah, ok. Dall'altro studio. Ma che cosa sta facendo? Sì, vabbè, ma potrete impallare l'ascensore. Ma che Facciamo scena buono, è? Non lo so. Cioè lui qua stava selezionando. Sì. Ok. Non sto capendo. Buono questo. È l'unica cosa buona. Ti piace il caramello? A me fa schifo il gelato. Caramello. Tutto gelato al caramello, è ancora della puntata. Quello non è al caramello. Comunque ci sono stati molti momenti, secondo me, disperati della vita di Pingu. Forse questo è uno di quelli. Pensa a portare del cibo, cosa provocava in questa persona. Più che altro come rovistava in questa borsa sperando che ci fosse dentro l'oro, veramente. Voi esagerate. Incredibile. Incredibile. Caramello. Perché? Ma che scontroso. Ma veramente. No, ti ho portato un sacco di cose. Sono gli spinaci che hai nascosto. In realtà, ma gli spinaci sono questi qua. Ti ricordi gli spinaci surgelati? Merda, sì, è vero, vero. Eddie, sono spinaci surgelati. Lo potete fare al microonde, al forno, dove volete. Poi c'è incredibile vedere Eddie, mi commuovo un po'. Teddy, sei pescetariano, gelato al caramello. E perché hanno lì? Pingu li ha messi lì. Ha fatto bene. Ci sono due cose di gelati al caramello. Allora, vista da fuori, sembra che tu stia tipo fiddando due tuoi prigionieri. Infatti ho messo sotto una musichetta un po', come dire, da giungla. No, esatto. Cioè sembra veramente che tu tipo loro vivano in questa tribù isolata dal mondo e tu li porti delle ricchezze dal nuovo mondo. Questo è bene. È di dentro. Cioè mi hai fatto tantissimo. Ma prendili. Devi far vedere il momento in cui Ma li hai fatti i testi zoom? Sì, ma incredibile. Per essere felice. Molto felice. Veramente. Quello è buono. Perché eravamo pieni di pistacchio. No, gelato al caramello. 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 La punta da caramello, è vero. Fatto bene a portarli. E prima mi hanno spacciato una torta. Sì, ci sono dei giri. Che ho mangiato la del Carrefour. Com'è possibile? Io gli ho detto, guarda,
Aspetta, ma è la torta quella... Non fa ridere questa cosa. Ma è quella torta che è rimasta lì un mese. Oddio, è ma l'ha mangiata, quindi? Vado avanti. Prima c'è la torta di Massari. No, tu hai mangiato quella roba alla panna. In freezer c'era la torta di compleanno di Tom 2 mesi fa. Ma infatti, ma tu hai... guarda che ti caghi adesso. Ma anche quello, è che cazzo fa andato di là e ho detto, boh, questa torta di mio Massari. Faccio... No, cagare, no, quella dico, merda, tutto zucchero e il pan di Spagna altissimo, mi sembrava stranissimo. Ma io non capivo perché la mia non c'è il pan di Spagna. No, infatti. E quindi poi l'hai mangiata quella di Gin. No. Fa morire. A noi non sono piaciute tanto. Hanno preso dei giudizi pessimi. Oddio. Cioè, lui ha mangiato la torta, quella del Carrefour di 2 mesi. Perché Pingo gli ha detto in frigo c'è la torta di Ginio. E lui invece ha aperto il freezer e ha trovato la torta vecchia di compleanno di Tonno, che era lì da mesi. Se l'è mangiata, ha pure pensato: bah, non è tanto buona sta torta di Ginio. Sì, però posso comunque dire. Ricordiamo, Eddie, cioè, è una pasticceria di famiglia, pasticceria. Quindi se ne intende. Porca la puttana, però poteva anche capire da com'era fatta quella torta lì del Carrefour, che non era una torta di Ginio Massari. Cioè, si vede che era annebbiato dalla fame. E poi secondo me Pingo gli dice, ma c'era il pan di Spagna. Ma era muoio, cazzo. Sì, vabbè, ma io non capisco. Mi fa troppo ridere questa cosa. È ancora vivo comunque, è riuscito a sopravvivere, quindi merda, incredibile, incredibile. Io è 3 giorni che rido per questa cosa. No, molto divertente. Molto divertente. Cioè, è incredibile che Eddie non si sia fermato davanti a lui. Che lui vuole mangiare la torta di Ginio e non si fa. Bellissimo, bellissimo. Oddio. Quindi secondo me noi non capiamo un cazzo. Si cuoce anche al microonde, ma anche al forno. Stai dicendo che non capiamo un cazzo. È un'ora che siamo qui con Eddie, che si è fatto finalmente vedere. Sorridi, penso Eddie. Fosse un altro giorno. Ok, ok. Chissà se starà sorridendo. Che testiamo per fare i watch party, perché ah, merda, è vero. Bisogna fare dei watch party per... Ma forse era il 2021. Forse sì. Abbiamo un simpaticissimo Harry Potter. Che questo, aspetta, cos'è? Il 3 o il 4? Prisoner of Azkaban. È il 3. E che secondo me è il più bello, tra l'altro. Comunque, umorismo di Pingo intramontabile. Solo perché ha detto la pronuncia di una fa. No, sì, perché fa ancora adesso. Cioè, tutte le volte che ti corregge la pronuncia. Sì, anche secondo me. E quindi siamo pronti noi a farci una nostra serata a guardare Harry Potter. Ah, vi siete guardati veramente Harry Potter? Aggiornamento, no? Okay. In seguito alle clip che avete visto prima. Minchia, anch'io avevo i capelli lungoni. E sono stati rinvenuti gli spinaci, esattamente lì. Sul dispenser dell'acqua. Dei cazzo, cioè, di goblin. E hanno lasciato tutto il subino di spinaci, ma aspetta. Che l'hai trovato? La crema rettale. Perfetto. Ma soprattutto... La crema? Rettale. Era quel periodo di Nelson. Cioè, uno dei tanti, cioè, nel senso, c'ha sempre qualche problema. È vita vera. Guarda come tratta. Cioè, a dire che è suo. E quello è di Pingo. In questo spazio. No, è vero, uno spazio comune andrebbe un attimino. C'è anche la friggitrice d'aria. Incredibile. Soprattutto. Ah, il tappeto scombinato. Mannaggia. Vabbè, però quello mi fa veramente schifo. No, quello fa schifo e rabbia perché si sono mostrati contenti per gli spinaci e poi invece. Ma poi bellissimo che hai la clip di Pingo proprio che li appoggia lì. C'è di lui che tira fuori, fa merda, l'appoggia lì sul dispenser dell'acqua e nessuno l'ha più preso. Non apprezzo. No. Anche perché non è difficile. Guarda, infatti io gli avevo portato anche il gelato e il gelato ha qua tutto buono. Sì, perfetto. Tra l'altro, non vuoi replicare... Quella è la torta. Ah, questa è la torta. Sì. Di Ginio, che non è di Ginio, ma è del compleanno di Tonno. Posso dire ci si poteva arrivare, che non era di Ginio. E infatti c'era anche i numeri. 27, vabbè. E tu hai addirittura mangiato. E niente. Con la tua torta. No, grazie mille. So che Andy l'ha assaggiato e l'ha trovata gustosa, ma io no. Tu no. Passo. Ma volevo vedere cosa mangia ultimamente Pingo, che sono molto curioso. Lo so, quando mangiava la carne. Siamo saliti, è bocconcini, difesa di Pinchino. Posso dire che è inutile che dice sempre Bressanini. Qua niente, vediamo qua. È un mondo incredibile. È bello pieno comunque una volta al frigo, adesso non è più così. Cioè apri, ci sono 8.000 salse, maionesi strane, delle robe. C'è un Montenegro mezzo vuoto là. C'è sempre il cazzo di barattolo di riso di Cesare! C'è ancora adesso. Infatti sarebbe figo fare una live in cui andiamo a prendere nel frigo tutte le cose che abbiamo a marcire. Sì, ci sarà. Il pollo, l'ananas, un po' di roba. È vero. Cioè, abbiamo un po' di roba. Il nostro frigo. Ma questo qui? Ma Vez... Io non capisco. No, vieni con me. E per la serie Le cose pericolose, Tonno, che è l'unico coraggioso, va su. Sono l'unico coraggioso, che io... A levare il cavo. Sa quante volte ho rischiato la vita. E diciamo momenti. Che in contesti così, dove non ho punti di appoggio... No, allora, no, aspetta. Qua lo stacchi.
Fa lo stacco. Ok. Sì, si sente io che respiro, dai. Mi dispiace. Lì sopra. Ma anche tutto ieri il tempo. Avevi un respiro pesantissimo. Sì, cioè, sì. Mentre andavi in giro per lo studio eri proprio faticato. Completamente. Ma non capisco, stai correndo. Ma io ho sempre questa cosa. Ok. No, a correre infatti devo tornare. Sei un bulldog. Tipo. Sì. Ci sta. Ma invece lo infili su. Nascondi. Lo nascondo. Sì, no? Cioè tiri su un attimo. Esatto, tu inserisci. Fa ridere che hai messo sotto una base easy, tipo stra animato. Gioco da ragazzi. No, gioco da ragazzi, però più che altro lo terrei fuori qua. Cioè dici? Lo fermerei al bordo, così quando quello devi riprendere ce l'hai già qua, sai già dov'è. Beh, mica scappa. No, però ogni volta devo andare a... Ma fa cagare così. Ma che cazzo lo vede, Frank? Lasciamo così? A me mi sembra molto più furbo. Sempre detto da quello che non sale sulle scale, perché io poi cioè, rompe il cazzo, ma non va mai sopra una scala, soprattutto dopo che l'ultima volta che è salito su una scala io ho rischiato un... è andato veramente molto male. Guarda che si vede in video, eh. Ma non è vero? Sì. Dov'è Nelson? Oh, messo dentro. No, l'hai messo dentro? Sì. Ma come hai fatto? Ma velocissimo. Ok, adesso vediamo se riesci a scendere. Grazie, Grigor. E che dovevi avere dei problemi? Oh, sai, in alto. Wow, guarda cosa c'era ancora in integro. Ah, vai, vai. Ah, ok, pensavo che dovessi osservare. A Civalalla sarebbe piaciuto fare il lancio salto della fede. Ci vuole la paglietta. A Civalalla. Ma era quella paglietta. 150 ore. Ma la cosa bella in quel gioco è tu ovunque ti tuffi, sai che c'è della paglia, anche se non l'hai vista. Ma la scaglio sempre, cazzo. L'unico. Vabbè, ma questo non interesserà a nessuno, vabbè. Ciao. No. Poi capiamo perché col tempo si è rotto quel tavolino. Completamente sfondato, che è stato portato. Sfondato da Nick, ricordiamocelo. E l'abbiamo anche però filmato, cioè, in una roba tutta traballante. È vero, è vero. Cioè, anche l'orso. Ma che fine ha fatto quell'orso lì? Merda, è vero. Vacchio. Strano. In effetti è gigante. Che fine ha fatto? Strano. Vabbè. Ci avrà a casa qualcuno. Sono... No, ora dobbiamo ritrovare quell'orso. Ma magari c'è, non ci siamo dimenticati. No, sono sicuro che non c'è. Nel vecchio studio. Strano. Ma tu non ci arrivi mai nella vita. È impossibile. Ma cavolo fa? È un gigante. Eh? Porca troia. Buttati all'indietro con capriola. No, sono serio. Spero che sai quante volte ho rischiato di morire. No, non ce la faccio, Frank. Perché? Ma sei fuori. Madonna. Ma qua bellissimo. Che cazzo dici? Ah, ma era scrivania di Nick, è sempre bello. Lord Nicholas le porge un dono. Che cazzo dici? Mi passa il computer. Il mio nuovo PC! Lord Nicholas le dà un perché? Ma è Zed, ma dai, ma subito così. Ma grazie, è un po' fette. Le porge un dono. Ah, ok, un tributo, ok, grazie. Perché mi ha dato questo computer? Non me lo ricordo. Perché mi sa che lui non gli serviva più. E okay. Tu rompevi sempre che volevi un PC. E lui te l'ha dato. PC che poi non ho mai usato. Si fatti a shopper. Vabbè, ma è un po' tipo uno status. Mamma mia, oh, non si può avere niente qua dentro. Ingrato. Sei già rotto i coglioni. No, mi stavo un attimo mettendo a posto il ciuffo che mi andava davanti. Questo è il suo tributo. Cazzo, ho un PC da gaming. Cosa ha da dare a Lord Nicholas? Ho un PC da gaming. Posso dire una cosa? Cosa ha da dare a Lord Nicholas? Che io, se non ricordo male, questo qua è più potente di quello che usa Cesare. Quindi secondo me sarebbe più corretto dare a Cesare questo che è più potente e dare a Tondo quello meno potente. In realtà per quello che monta Cesare gli basta quello, da quel che so. Siamo sicuri? Sì, non posso darlo. Oggi secondo me... No, perché no, cazzo dici? Che non cazzo puoi avere quello di Cesare. Non ha senso. No, ma perché... C'era una switch sopra il mio, la mia schermina. Cosa di orgoglio. Il tributo è stato dato. Cosa dona lei a Lord Nicholas? Cosa gli devi dare? Oh no. Che questo solito? Non è accettato. Ha cambiato abitudine. Io Nick purtroppo... Sarebbe Boba Fett Nick, non so perché. Che senso sarebbe Boba Fett? Top. E tu, lui arriva e ti porgo questo dono. E tu non capisci, gli dice Boba Fett e lui, ah no, devi dire tributo. Oddio, ma infatti io non... Probabilmente è Mandalorian, cioè è la serie Boba Fett di Mandalorian. Ma non... Cos'è? Ah, ti te lo lascio, è tuo. La ringrazio. Prego, ma scandalo pure. Cos'è? Cos'è? Che cos'è? È la camera dei vlog vecchia con cui Nick potrà fare i nuovi backstage.
Nick era molto più trasandato allora. Cioè, perché non aveva il mullet. No, anche la barba, un po' in generale così. È molto più fresco ora. Beh, anche estate. Forse anche perché era anche inverno. È vero. Un po' forse più. Anche perché adesso dorme anche meno. È quindi vero. Secondo me quello. Round the Valley, bravo! Perché è una camera di vlog? Boh, me la sono ritrovata in casa e non sapevo che cazzo. Comunque sono già stupito che in questo vlog succeda qualcosa. Cioè, già secondo me siamo arrivati a un grande risultato. Ma scusa, ma perché non la usiamo? Cioè, uso quel bocchino di coso. Guarda, regalo. È la DJ. Ma questo è un Mac. Appunto. Ah, ma era il Mac di Nelson. È finito via da pagami. Quando vendi quello, vendi anche il Mac. Con quel Mac lì ci ho montato tutto il tour dei. Esatto. Primo tour dei Rolls. Ma che cazzo avete fatto? Smettete di darmi regali. Smettete di darmi regali, cazzo. Allora mi riprendo il tributo. No, no, non ti riprendo. Ma come precipitata la situazione. Sei tu che ti incazzi così. Inizi a rompere le palle perché non ti ha dato un PC. Non lo so, ragazzi, ho dei mood strani. Testa di minchia. Dammi la sedia. Insulti. Ma vanno ancora. Prendami dalla sedia. Ma sarà. Ma io che. Dai, adesso facciamo un cambio sedia. No, no, fermo. No, Nick, no, Nick. Comunque, per chi non lo sapesse, in questo. Questo potrebbe essere un gran screen. Per chi non lo sapesse, noi in questo periodo con Nick ci odiavamo di brutto. Cioè, fingevamo davanti alla camera, ma in realtà eravamo tipo fuori dalla camera. Dispetti tutto il giorno. Tutto il giorno. Giorni. Sì, sì, no, non ci potevamo vedere, ci mandavamo proprio a fanculo istantaneamente. Com'è possibile che gli ho dato il mio computer e lui mi tratta in questo modo? Gli ho dato un calcio nelle palle. Che cazzo vuoi ancora dal mio computer? Vai via. Oh, è vero. Orrile, no, però è vero che Nicolas, cioè quando ti viene lì, a me ha dato il suo computer. Nicolas è quando ti viene tipo vicinissimo, molesto. Cioè lui c'ha sta roba. Ma non succede. No, a me sempre che tipo a un certo punto dici basta, cioè non lo vuoi più l'intorno perché dici vabbè, basta Nick, mi faccio i cazzi miei. E lui ti viene lì così, ma lo fa apposta. Ha fatto una gentilezza. No, no, lui usa il suo corpo in maniera sbagliata. Vabbè, a posto. Primo gioco da scaricare, pensavo Warhammer Total War 3. Bravo, perché lo aspettavo da un po' di tempo. Grazie Martina! Nick? Come si collega a un computer? Tanto. Cosa è successo, Fra? È arrivato un regalo. Cosa lì è arrivato un regalo? Che regalo? Non lo so. Ma lista dei desideri? No. Beh, c'è scritto Space Valley. Ah, che bomba! Ma no, è roba che abbiamo messo nella. Quella è roba mia. Sono i fumetti? Sì. Ah, sai che ho dei fumetti a casa tua perché li avevi scordati nella mia macchina. Sì, vero? No. Sarebbe anche bello, secondo me, fare un vlog around in cui facciamo vedere i miei fumetti Star Wars. Ma che cazzo viene fatto? Ma li hai continuati? Qualcuno in più ne ho. Hai tutta la serie? No, e faccio fatica a comprarli, a beccarli. Cioè, okay. Sono per, no, perché sono stato in fumetteria da okay. Alessandro Distribuzioni. Ok. Ma c'era un quantitativo però di fumetti di Star Wars. Marvel? Perché prima uscivano, non ne ho idea, non ho idea. Ma e poi servono in inglese, quello è il problema. No, lì non li hanno in inglese. Però, no, ti giuro, però in generale c'è una sbornellata di roba. Perché sono usciti da quando è uscito Star Wars nel 77 in poi. Com'è qualche nicchia di. E allora perché stasera non possiamo parlare di Boba Fett? Vecchio! Che cazzo è? Non lo so. Cos'è? Vaffanculo. Una fragranza di Nick. No, però in realtà è buona, questa la metto sulla mia. Home Fragrance. Ah. Bello. Perché una miniera non finisce mai nei guai se la cava. Ah, bello. Nick, è arrivato questo. Certo. Una fragranza per la mia scrivania. Sono al telefono. Perfetto. Siamo gentili. Guarda con i regali degli altri. Comunque. Sì, incredibile. Sì. Proprio bravi persone. Puoi darla a me però. Puoi darla a me. No, è mia. Ma io ti ho appena regalato un computer. Ma chi l'ha messa questa qua? Bisogna scegliere il titolo. Bisogna scegliere il titolo della live, Nick, forza! No, la prendo io. Scusa, ma l'argomento. Un computer! È vero, hai ragione, hai ragione. Vedete, scambio fingevamo, ma noi c'è proprio. Non avremmo mai avuto queste discussioni. Sono stato sabotato. Come sei stato sabotato? In che senso? Grandi momenti in cui Frank aveva dietro nella sua scrivania la foto di Ciccio Gamer. Spacca, è bellissimo. Quando Frank aveva ancora una scrivania. Scusa. Che cazzo hai avuto? No, ma prima che hai. Sì, sì. Ho passato una giornata di inferno ieri perché temevo di aver perduto la telecamera, cosa che non è da me. Ah, merda, è vero, infatti ti dicevamo, ma io pensavo fosse una protesta, non voglio più filmare, pensavo fosse tipo no, pensavo di averla persa. Ok. E quindi eri perduto.
È che vedo le cose sullo sfondo e dico, guarda, siamo proprio dei cioè ci sono dei Carletto là sopra, cioè che sono avanti da quella ancora adesso, corre con la mente tutto, sì. E quindi stamattina sono andato in un altro studio, okay, a cercarlo. Prove delle magliette, ho trovato dei, com'è che li chiamate voi, quei biscotti col cioccolato, biscotti col cioccolato, gocciole, ok, buoni, sì. Ma buone, ho anche trovato la suddetta telecamera, però ok, ho delle accuse da fare. Ma addirittura non era nella mia postazione, ok, bensì era incastrata in una fessura del divano rosso. Tempi dei salotti. Ah, ora io okay, non mi siedo okay mai sul divano rosso. Ok. Sbagliato. Quindi abbiamo fatto il salotto, Frank. Ma io non mi siedo sul divano rosso nel salotto. In tutti vabbè, i salotti io o Cesare. O Cesare. Uno dei due ha commesso il misfatto. Però io scusa, perché dovrei averla presa? Io non la so. Beh, neanche Cesare, non perché la so, dovrebbe, però. Qualcuno. Merda, pesissima. Ma come ti è venuto da guardare lì? Ma è infatti incredibile. Grazie Martina. Ho iniziato a cercare per tutto lo studio e merda, a un certo pesissimo punto ero rassegnato e ho detto: ah, ma noi dovremmo fare dei salotti, vediamo se è ancora tutto pronto. E nel mettermi lì a guardare ho visto. Ma ti mostro però una cosa, tieni. Io non l'ho mai aperta. Cioè io non so neanche come funziona. No, è scomodissimo da tirar fuori. Vedi, cioè, è bello non perché... si capisce perché dovrebbe essere una prova. No, è perché io attraverso la mia stupidità ti riesco a dimostrare le cose. Cioè io non riuscendo neanche a tirare fuori. Ma non fuori è una prova, non l'ho ecco, nascosta prova, io. Cioè nel senso, perché te l'avrei dovuta prendere se magari non la aprire? Per provare a da so stai, ad aprirla. Non è rimangando una roba che ormai è passata e ormai ne dimentichi. No dai, fai apposta. Così? No, come la devo aprire? Beh, c'è cioè qua. Scusa un attimo, però lì il dito sotto. Qua? Sì. Ah, poi che l'hanno progettata dei babbi. Però a livello di design, se tu vedi comunque una fessura qua, ti viene da prenderla da qua. Puoi fare anche così, se vuoi. Ah, okay. Però secondo me è più scomodo. Te l'ho tutta sudacciata, scusami. Ragazzi, me la dai in mano, poi sorpresa, e poi dopo disinfetta. Grazie mille A-Rap che ci idrata sempre e ci fa pisciare tutto il giorno. Di solito infilo un dito sotto e faccio leva. Proprio così. Infine, incredibile, cioè ho fatto la stessa identica cosa con dopo due anni ancora uguale. Sono stupido uguale. Incredibile. Esatto. Questa è la dimostrazione che non posso essere stato io. No, ma non vuol dire niente. No, beh, se no, perché se no l'avrei presa. Ma perché qualcuno te la dovrebbe aver presa? Non lo so, perché dove avrei dovuto metterla? Secondo me tu ti sei messo sopra al tuo poggino, alla tua sedia del salotto e l'hai appoggiata. Era dall'altra parte. Non era da quel bracciolo del divano. No, no. Da parte. No, no. Qualcuno qua ha cercato di boicottarmi e distruggermi dall'interno. Ma beh, io non avrei interessi a fare questa cosa. Oggi, poi, quando Frank sparava nei vlog queste frasi, in realtà, voi dite, ah, vabbè, scherzava. No, no. Cioè, lui molto probabilmente non pensava scherzava realmente che qualcuno stesse boicottando dall'interno. Mancanza delle star. Madonna, quanti pacchi avevamo? Cesare. Infatti, eravamo un momento... era un momento. Ah, ma era il merch. Sì, era il merch. Sì. Merda, che voglio. Io non la voglio. Non me lo devi far vedere. No, e mi fa ridere che Frank dice, ma adesso lo vedi. Luca, oggi ero a vacanza, andiamo al cinese. Ecco, ho mi devo anche assorbire i ravioli che vorrei mangiare. Dai a Pingu. No, lo tieni per domani. Aspetta che vado a dire a Pingu. Pingu! Pingu! Si va al cinese. Se esce il video in orario andiamo tutti al cinese. Come non esci in orario? Che cazzo dici? Perché non me non lo so, sono in render e ci metto. Tu oggi mi hai mentito. Ma se ci no, ma è in render a posto. Posso dire che era meglio quello sfondo. Rispetto a Johnny Giacomelli, come si chiama? Terry Giacomelli. Terry Giacomelli, scusami. Giacomello. Giacomello. Sì, era più bello questo. Anche se il mio preferito è stato quello di Elon Musk sul Dogecoin. Guarda che siamo ancora in anticipo, cazzo. Quanto ci mette a renderizzare quella merda? Devo fare la grafica della ricetta. Sono sempre rimasto comunque un volgarotto. Non serve! Andiamo al cinese! No, aspetta, che grafica è, Pingu? E quei passaggi della ricetta. Secondo te è fondamentale? Ma non puoi fare una roba super easy. Ci sono quelle di Ciccio che usano un fork già Ciccio fatto di preset. Come di Final Cut. Come mandare a partire una parte del video solo perché vuoi andare al cinese. Cioè, del tipo, vai, dai. Fai quello che vuoi. Hai fatto una roba bellissima. Riso alla cantonese e poi raviolini alla piastra. Perfetto. Ah, la telecamera la Una roba sul video che uscirà oggi. Se vedete una grafica magari un po' bambinesca, in parte è anche colpa mia che 100% colpa. È 100% colpa. Assumiti le tue responsabilità. 1% Frank che comunque mi ha detto, oh, no, dai, cazzo, mettiamola così, e quindi
carica. Quindi l'abbiamo lasciata qui, abbiamo preso la mia telecamera, Nick non è venuto al cinese e la mia telecamera era senza SD. Ma quindi tutte le volte che voglio filmare il cinese non riesco a filmare il cinese. Era il mio periodo moda tuta, eh. No, ma è finito. Non c'è il cinese. Hai ascoltato? Ma che puttanata! Ha appena detto che io mi ero dimenticato la camera. Io avevo la camera senza SD e non l'abbiamo filmato. Ma è uno scam! Cioè, certo. L'unica cosa che volevo vedere era il cinese. Esatto. Cioè, mi avevi iPad per arrivare al cinese. Era il senso del video. Ma hai colto. Cioè, lo stesso vlog, cioè che una volta, cioè, riesce un attimo a metterti in hype, riesce poi a deluderti perché non c'è la parte interessante. Che poi Nick non era venuto, non so perché. Ho sprecato 10 minuti della mia vita. Così non hai voglia di andare al cinese adesso. Cioè, vi rendete conto? 1000 sub per questo. Era più guardabile degli altri. Esatto. Era più guardabile degli altri. E però poi Eddie che mangia la torta di Ginio, secondo me è impagato. Torta di Ginio di Eddie molto figo. Ma poi mi piace perché è diventato tipo un po' come quando la nonna ti dice guardiamo le foto insieme. Esatto. E fai un tuffo nel passato. Ma alla fine è bello questo dei video. No, infatti. E infatti magari a un certo punto a 1000 sub reagiamo ai vecchi video. C'è la seconda stagione, chiedono, di vlog. Cioè. Ne ho un materiale. Ma soprattutto ricordiamo che c'è Pingu con Amsterdam. Che no, ma non montato. Ci arriviamo. Siamo orfani. Io spero di aver davvero messo cose inedite e non cose già viste. Farebbe strano dire che avete già un vlog viste, ditemelo e ditemi dove le avete viste. In effetti è un po' strano perché ha delle scene che potrebbero essere usate per un vlog. Ovviamente facevamo tanti video around. Però come posso un po' dire, le dinamiche erano quelle. C'hai sempre abituato allo sterco. Questo non era così sterco. Cioè era una roba che già l'avrei visto meglio in un video. Quindi ho detto può essere che qualche pezzo sia stato usato. Ammetto non è chiaro su Frank e Frank che si vanta di uno scambio impacchettato 2023. Uno scambio impacchettato. Alle 1000 sub si va dal cinese al prossimo e si... non sia un casino. Tu dici che non riusciamo a fare la live lì dal cinese. Come fai? A parte che abbiamo sempre quel problema di internet quando andiamo fuori. Al massimo un vlog. No, io vorrei fare una sagra. La sagra. O se vuoi andiamo alla festa dell'unicorno e facciamo un vlog che poi portiamo in live e commentiamo. No, ma per come me la raccontavi ieri, bello. È molto bella, ma anche solo andare a guardare, cioè che noi filmiamo anche tranquillamente, poi dopo portiamo in live il video e lo commentiamo. Quella roba lì mi piace molto di più. Cioè, nel senso, a me filmare, poi commentare la roba che ho filmato. Così te la vivi tranquillo, devi solo filmare in giro. Facciamo così, quella è fighissima. Comunque, secondo me, se tu cerchi online la sagra dell'unicorno, la festa dell'unicorno. Me ne parla ieri di questa festa dell'unicorno. Perché ci sono andato l'anno scorso, si tiene a vincere. No. Mattarella arriva all'aeroporto di Santiago del Cile, mettere subito 1:45. L'ho visto stamattina. Lo devo vedere adesso. Incredibile. Metto full screen, Metti full screen. Ma non credo sia. No, la versione specchiata. Ce l'ho. Bellissimo che hanno le bandierine del Cile lì davanti, giustamente perché arrivano lì nell'aereo. Bandierine. La bandierina lì davanti alla cazzo non la vedevo. Ma scusa, quella bandierina lì mentre sono in volo, l'avrà tirata fuori. Beh, io ho sempre hype quando scendono per le scale perché succede sempre qualcosa, si imbalzano un po'. Infatti ormai a Biden che ogni volta... Ma l'ha tirata fuori adesso. Beh, certo. Ah, peccato. Io pensavo che fosse una bandierina che andava anche su. Sì, infatti sì. Gente del Cile che non conosciamo. Un alpino. Un alpino? Boh. Beh, il cappello è quello dell'alpino, Magari sono italiano. Può essere. Bravo, c'è un audio Matta, comunque. Bravo. Bravo. Incredibile, manina che controlla le scale. Che postura strana comunque. Posso dire che fa dei movimenti da Jedi? Andiamo a rivedere un attimo. L'avrei detto da Sith. No, anche da Sith. Però guarda che tipo riesce. Muove gli scalini. Potrebbe muovere gli scalini. Guarda. Cammina strano. Ah no, la tiene solo sulla coscia. Perché mi sembrava tipo che... Ma magari ha male una gamba. Avrà i suoi anni. Hai visto il saltino finale. Io, raga, cioè quanto cazzo sono curioso di sapere che cosa dice tutte le volte alle persone. It's a pleasure to meet you. No, dice buongiorno, hola. Buonasera. Hola, che tal? Sai, incide un po' la spagnola. Ma poi guarda, cioè muove solo pochissimo la bocca, quindi è impercettibile quello che dirà. Cioè tipo, cosa dicendo? Niente, secondo me. Convenevole, forse. Lei è l'interprete, secondo me. Può essere.
Non mi va. Altre due robe impercettibili con gente che non conosce. Hola. 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 Oh, salve. Ah, tutto bene? Ah, bene, bene. Ah, bene, bene. Ma sono, lui sì, loro, cioè, loro parlano, lui ringrazia. Sì, sì, grazie. Buonasera, buonasera. Benvenuto, signor Presidente. Brava lei. Buonasera, buonasera. Ah, vedi, è il colonnello Andrea Muttiti. Ah, si presentano. Non ho neanche fatto finire. Vabbè, hanno dei nomi lunghi. Bello, bello. Scusate un attimo, prima di staccare devo un attimo andare a vedere se c'è altra roba che mi sono perso. Ah, botto, verso i continenti. Lo so, è che non me li guardo sempre. Escono un botto. Andare all'incontra. No, se vuoi qualcosa... Ah, lì ha incontrato tutto il governo. Ma questa roba non mi frega un cazzo. Re Felipe VI, Marcello Rebello de Suisse, no. No, è che a me piacciono quelle situazioni che dico... Adunanza dell'anno accademico. Repubblica Federativa. Ecco. Cosa stai per far vedere? Me l'ero perso. Mattarella alla manifestazione. 10 minuti, Ah, se vuoi. Ma... Cosa ti fa ridere? È questo il video. Pingu, abbiamo un nuovo sfondo. Pingu. Perché? Pingu, abbiamo un nuovo sfondo, io te lo dico. Denunciati per vilipendio alle massime cariche dello Stato. No, non è vilipendio, ma non è vilipendio. Aspetta un attimo, scusa un attimo. Dov'è? È qua. Poi mettimi full screen. Merda, muoio. Mettimi full screen. La moneta da 2 euro a corso legale. Ah, bello. Non so cosa stiamo per vedere. Vabbè, gli ha messo le cuffie, ma si sfiocina le orecchie, poverino. Mi fa ridere che c'ha anche il cappellino. Però Crosetto non c'ha le cuffie. No, è vero. Non sente. Boh. È tranquillissimo. Ma forse aspetta, magari è un apparecchio acustico che gli hanno messo per idea. Sentire di più. Non lo so. Ma senti che musica. Non la sto mettendo io. Non la sto mettendo io. Allora, potrei spaccarmi di questa roba. Bellissimo. Questa è form. Ma ragazzi, ma i missili. Non so siamo missili. No, ma mettete un po' in ordine. Si potrà vedere quelle robe lì messe alla cazzo di cane, ma dai. Bellissime. Ah, ma queste sono le frecce. Ah, sono le frecce. Figo. Sono piccolissime. Sai che pensavo anch'io che fossero più grandi. Ah, pratica di mano. Dove trovate un canale Twitch che vi fa vedere? Grazie mille Slesia e Aeroplastic. Ma vabbè, però, mi si è perso il momento di fronte. Vai avanti, indietro. Ah, dici che... Aspetta, vediamo. Lì. No, qua ancora le frecce. No, perché era preso lui davanti. Col cappellino. No, lui col cappellino. Da davanti. Ma con le lito. Cuffie. Ma dove? Ah, con anche le cuffie. No, con anche ma magari le era una foto della copertina. Cioè dici che non c'è? Magari hanno fatto la foto della copertina. No, che stronzi. No, se no l'avremmo visto. L'avremmo visto. E niente. Molto triste. Vabbè, guardiamoci un attimo qua. Secondo me questo volo verso il futuro. Secondo me questo prossimo sfondo anche tu del cellulare. In volo verso il futuro, Mattarella che guarda l'infinito. Non sono un grande fan dell'iconografia. Ah, ok. No, però bello secondo me questa immagine. Ma dico che usi ancora il cappellino. Bello, sì. Peccato, allora ci hanno scammato tantissimo. No, strabello. Le frecce sono illegali. Inquinano come non so cosa. Però a totalmente livello evitabile. Spettacolo pazzesco. Veramente affascinante. Ma poi questi qua dentro stanno subendo una forza G tremenda. Cioè, tu hai idea di... Vabbè. Porca la puttana. Merda. Ma comunque sono dei... Sono dei draghi, Vabbè. Sono veramente dei draghi. Sicuramente si allena. Pazzesco. No, poverino, si è rotto un dito il signore. Sì, si è rotto un dito. Stavo applaudendo. Cavolo, spiace. Immagine si trattano bene. Si trattano bene. Immagine veramente incredibile. Grazie. Cosa stiamo guardando? Cioè, pazzesco. Ma è polvere. Cioè, non mi sono sempre chiesto cos'è quella roba che rilasciano. Beh, petrolio.
Cosa c'è? Che sembra tipo il pre di un incontro SmackDown. Cioè, addirittura. Ti immagini a un certo punto sollevi Mattarella. Se si mettesse in spalla Mattarella mi farebbe strano. Ma che troppo, cioè, non ce la fa. Mamma mia, ma è gigante, cioè non ha, sì, non ha senso di quanto cazzo è Mattarella grande. Mattarella si sbraga. Sì, sì, no, è vero, è vero. Ti ricorda un po' Big Show. Secondo me, ricorda un po' Big Show, è vero, è vero. Secondo me comunque il Matta si diverte tantissimo a queste... Dici no, no, dai. No, ma lo vedi dal sorriso. Dirti no. Ma guarda che vabbè, ma è il tuo lavoro fare sorriso. No, però quando sei qua, sei in un evento che comunque ti diverte, ti vedi una bella roba. Sei lì sotto il sole tutto il tempo. Ma ti stai vedendo uno passanti. Spettacolo incredibile. Per quanto ci sia incredibile, eh. No, non lo so. Stringi mani. No, magari lo sente molto, però... Mi sono sempre chiesto, ma dove le mette tutte queste cose? Cioè, lui ha una stanza piena di ricordi. Sì, ma saranno. È un collezionista dello Stato italiano. È che non so, secondo me quella roba lì non è sua personale, ma è dello Stato. Ah, dici che è dello Stato? Cioè, magari rimane alla presidenza della Repubblica. Ah, cioè, nel senso, quando lui non è più presidente, tutta sta roba, cioè il quadretto tipo non se lo può portare a casa. Ma no. Peso questo. Però secondo me lo può chiedere. Voglio questo. Il quadretto che mi hanno dato il giorno. Siamo al TFR. Vabbè, basta. Mega scam, però, se posso dire, il frame che avevamo copertina. Visto. Cioè, nel senso, il frame che fa vedere la copertina. Era, quella, era proprio in copertina, giusto? Sì. No, però vedi. Non aveva le cuffie. Ah, c'è un attimo. Sì, c'è un attimo in c'è cui un attimo, però non l'abbiamo visto. Boh, non lo so. Ce lo saremo persi. Magari era nell'anteprima del video. Vabbè. Comunque esplorerò ancora questo canale per vedere se trovo roba interessante. Perché se vuoi c'è anche quella di Palazzo Chigi. Arriva a Parigi. Dei ministeri, dell'economia, ci sono quasi tutti. Me ne due. No, però il Matta mi piace di più. Vabbè, basta, scusate, adesso mi ero un attimino preso. E allora, signori, noi ci vediamo in chat alle 2 per la premiere del video, mi raccomando. Ricordatevi anche, ma ve lo dirà anche il video, che c'è anche una round che esce molto figo. E direi basta, noi ci vediamo domani mattina in live, solita ora. A farci una maratona di video di Mattarella. E mi raccomando, no, spero di no, ma mi raccomando, se vi è piaciuto in maniera incredibile il video vlog esclusivo che avete visto oggi, anche questo mese ci dovete aiutare ad arrivare ai 1000 abbonamenti, in modo che ne arrivi poi un altro. Assolutamente. Che a sto punto penso, nel caso, arriverebbe alla fine di questo mese, perché poi noi ad agosto siamo, esatto, quindi noi teliamo. Proverò anche a organizzare comunque scusate, un po' di singhiozzo, grazie Ir. E proverò anche a organizzare la live in cui guardiamo tutti insieme il video per chi c'è. Quello che esce sul canale oggi. Proverò a organizzare anche Absolutely. Quello. E basta, signori, ci vediamo domani. Mi raccomando. C'hai uno slogan? Non ho uno slogan. E non sono l'uomo degli slogan, purtroppo. Mi raccomando. Grazie Ira. Grazie Ira. Bravo, grazie. Buon. Arriverenze. Ciao, non sono pronto. Ciao.